Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G ed oggi proviamo due microfoni, nello specifico il GX Trust Onyx messo a paragone con il mio Shure SM7B. Sinceramente parlando, credevo anch'io che sarebbe stato un confronto impari. Credetemi, il risultato vi sorprenderà perché stiamo parlando di un kit della Trust che viene a costare 200 euro tra microfono, shock mount e asta da attaccare alla scrivania, mentre il solo Shure SM7B viene a costare comunque qualcosina al di sopra dei 300 euro. Quindi basta indugiare e andiamo a capire un pochettino come sono fatti questi microfoni. Come state vedendo nell'unboxing, il Trust arriva in uno scatolone bellissimo che ha delle grafiche davvero molto carine e all'interno di esso troviamo un sistema di protezione fatto di, credo sia schiuma espansa, comunque il microfono è arrivato in condizioni impeccabili, e quindi abbiamo il microfono con integrato shock mount, abbiamo un cavo USB per collegare il microfono all'asta perché l'asta ha un pass through davvero davvero comodo, così che non dobbiate fare dei giri assurdi o comunque sapete attaccare il cavo all'asta del microfono. C'è l'asta, c'è il clamp per la vostra scrivania e c'è poi un altro cavo USB che esce dalla base dell'asta per poter collegare il microfono al vostro PC. Io l'ho collegato al pass-through della mia tastiera perché tanto USB 2.0 e USB 2.0 sapevo che non avrei avuto nessuna perdita di qualità. Per quanto riguarda invece lo Shure SM7B, non arriva in kit, sorpresa sorpresa, ma nella scatola troviamo il microfono, documentazioni varie, un windshield ulteriore che è quello che ho montato al momento sul microfono perché è bello cicciotto, e abbiamo poi un adattatore da 5 ottavi a 3 ottavi, più nello specifico un qualcosa di simile, solo che nello Shure ha praticamente quello dorato. Questo è uno che potete acquistare su Amazon o in un negozio fisico per credo 2 euro 3 euro, quindi fatelo perché lo Shure ha un sistema di montaggio con una vite a 5 ottavi e molte aste non hanno il bullone a 5 ottavi, dovete praticamente metterci un adattatore di questi che appunto vi costa un paio d'euro. C'è una fascia con la scritta Shure, qualche piccolo pezzettino di velcro e un adesivo della Shure. Punto. Questo è lo Shure SM7B. Ma adesso come ho testato questi microfoni? I due microfoni hanno lo stesso polar pattern, cioè che cosa significa? Sono cardioidi, nel senso dovete parlare qui, proprio di faccia al microfono, non di lato, non su, non giù e per l'amor di Dio non dietro, perché altrimenti comunque riuscireste a sentire davvero poco. Raga, voi non avete idea di quante persone facciano questo errore con il Blue Yeti e mi trigger ogni volta proprio malissimo. Ricordiamo che l'Onyx è un microfono a condensatore con polar pattern cardioide, invece lo Shure SM7B è un microfono dinamico. Qual è la differenza tra microfono a condensatore e microfono dinamico? La capsula del microfono a condensatore è sempre attiva perché c'è il famoso Phantom Power, una corrente 48 volt che la tiene sempre accesa. Invece nel microfono dinamico voi dovete parlare dritti nella capsula per far sì che la capsula vibri e capti il suono proveniente dalla vostra bocca. Funziona bene o male come le nostre pliche vocali, che quando ci passa aria attraverso emettono dei suoni. Il microfono cattura dei suoni invece quando l'aria sbatte sulla capsula. Quali sono i vantaggi? Il microfono a condensatore riesce a restituire una voce decisamente più naturale. Infatti io al momento sto utilizzando un microfono a condensatore per parlare, questo è un pattern super cardioide perché è un microfono mezzo fucile. Invece il microfono dinamico è ottimo per isolare da suoni esterni che non siano dritti e diretti nella capsula. Infatti lo Shure SM7B si usa anche nei live, negli studi di registrazione, perché appunto è refrattario ai rumori che vengono di lato e da dietro. Comunque, ho provato i due microfoni in modalità podcast, quindi diciamo a questa distanza più o meno. Questo è il Trust Onyx in modalità podcast. Questo è lo Shure SM7B in modalità podcast. Ho provato i due microfoni a una spanna di distanza, quindi diciamo circa 20, 23, 24 centimetri. Questo è il Trust Onyx ad una spanna di distanza. Questo è lo Shure SM7B a una spanna di distanza. Ho provato i due microfoni a due spanne di distanza, quindi
circa 50 cm. Questo è il Trust Onyx a due spanne di distanza, quindi circa 50 cm. Questo è lo Shure SM7B a due spanne di distanza, quindi circa 50 cm. Ho provato i due microfoni di lato. Questo è il Trust Onyx quando parlo di lato. Questo è lo Shure SM7B quando parlo di lato. Ho provato i due microfoni dietro, ma non per capire come si sentissero da dietro, ma per capire quanto isolassero dai rumori che provengono da dietro, perché mettete che ci sia una tastiera di dietro, non è proprio bello da sentire. Questo è il Trust Onyx quando parlo da dietro. Questo è lo Shure SM7B quando parlo da dietro. Ho provato poi l'effetto di prossimità dei microfoni, perché se sono microfoni da podcast, se voi avvicinate la bocca qui, sentirete un effetto decisamente diverso da quando parlate a questa distanza. L'effetto di prossimità è importante perché innanzitutto dà all'ascoltatore un effetto di vicinanza con chi parla, nel senso è come se io vi stessi quasi parlando nell'orecchio, vi stessi parlando faccia a faccia. È qualcosa che i microfoni così, che hanno un pattern cardioide, devono fare bene, perché altrimenti esce davvero uno schifo. Questo è il Trust Onyx quando provo l'effetto di prossimità. Questo è lo Shure SM7B quando attivo l'effetto di prossimità. Ho provato poi a picchiettare sull'asta dei microfoni, prima in maniera lieve e poi in maniera più forte, per capire quanto lo shock mount dell'Onyx, che è esterno al microfono, e lo shock mount dello Shure SM7B, che è interno alla capsula, potessero funzionare in condizioni estreme, che appunto magari con do un calcio alla scrivania, oppure magari do un pugno sulla scrivania, sapete, quelle vibrazioni brutte che non ci piacciono. Adesso sto picchiettando sull'asta che sostiene il Trust Onyx e adesso sto dando dei colpi decisamente più potenti. Questo è lo Shure SM7B mentre picchietto leggermente sull'asta che lo sostiene. E questi sono dei colpi decisamente più potenti. Ho provato poi le consonanti esplosive, che sono la P, la B, la T, la K. Sapete, quando praticamente nel microfono arriva quel P, è brutto da sentire. Vediamo quanto questi microfoni siano refrattari a questo tipo di consonanti. Adesso proviamo un po' le consonanti esplosive sul Trust Onyx. Peppino è andato in Papuasia a sparare agli ippopotami perché potevano pappare parecchi pappagalli. Adesso proviamo un po' le esplosive sullo Shure SM7B. Peppino è andato in Papuasia a sparare agli ippopotami perché potevano pappare parecchi pappagalli. E poi ho provato le sibilanti, quindi S, Z, sapete, tutte queste qui, perché ci sono dei filtri chiamati DSR che permettono di abbassare le vibrazioni e le onde sonore delle sibilanti, però essendo questo un microfono USB, quindi non XLR, non è stato applicato alcun filtro, quindi questo è come lo utilizzerete se lo cacciate dallo scatolo e lo attaccate al PC. Invece sullo Shure SM7B è stata fatta ovviamente una piccolissima equalizzazione, perché altrimenti il microfono flat sentirebbe tutto molto molto dark, perché sappiamo che lo Shure ha un gain negativo di 55 decibel, e questa è la caratteristica di questo microfono, ma poi ve lo spiego meglio nelle considerazioni finali. Adesso proviamo le sibilanti sul Trust Onyx. 67 sanzioni sono state sanzionate a Sassari e Sassuolo da 666 svedesi. Adesso proviamo le sibilanti sullo Shure SM7B. 67 sanzioni sono state sanzionate a Sassari e Sassuolo da 666 svedesi. Ho provato poi a battere le mani. Adesso produrrò un rumore improvviso sul Trust Onyx. Adesso produrrò un rumore improvviso sullo Shure SM7B. Ho provato poi una piccolissima canzoncina. Adesso facciamo una piccola prova di canto sul Trust Onyx. Ho tante noci di cocco splendide, titti ritti tutte in fila per tre, grandi, grosse, anche più grandi di te. Adesso faremo una piccola prova di canto sullo Shure SM7B. Ho tante noci di cocco splendide, titti ritti tutte in fila per tre, grandi, grosse, anche più grandi di te. E ho provato poi a fare una sequenza di accordi con la chitarra acustica.
Io sono decisamente sorpreso da ciò che ho ascoltato. Tutte le registrazioni sono state fatte con Audacity e sono state esportate in WAV, quindi la compressione è decisamente minima e rimango assolutamente stupefatto dalle capacità prestazionali di questo microfono dell'Onyx. Sì, è un microfono decisamente inferiore a livello qualitativo rispetto allo Shure SM7B, ma dovete pensare che l'intero kit di Trust costa di meno, circa un 30% in meno rispetto al solo Shure SM7B, che, se volete proprio la mia opinione più smodata, è ormai utilizzato sull'internet solo perché fa figo avere uno Shure SM7B e non perché se ne capisca di equalizzazione e non perché uno magari come me ha suonato e ha cantato per anni e sa quanto siano importanti strumentazioni di determinato tipo. Ah, sicuramente l'avete visto, ma ho dimenticato di dire che l'Onyx ha i LED RGB, invece lo Shure non li ha, quindi questo fa sì che il vostro suono viaggi a più FPS rispetto allo Shure. Sì, funziona, questa è la fisica, funziona così. Allora, cosa vi devo dire? Se facciamo un paio di conti, vediamo che appunto tutto il kit della Trust si trova a circa 200 euro. Lo Shure SM7B ha un prezzo variabile che va dai 300 ai 350 euro. L'asta della Blue, che è il Blue Compass, circa 110 euro. E il Go XLR, che io utilizzo per collegare il mio microfono XLR, quindi appunto lo Shure, sa circa 300-330 euro. Il cavo XLR, un'altra decina, quindicina di euro. Se fate un po' di matematica capite benissimo che il gioco non vale la candela a meno che non stiate cercando un determinato tipo di suono in particolare, o comunque avete delle entrate da parte di YouTube o da parte da Twitch tali da permettervi questa spesa, che non andrà a influire troppo sul vostro budget, ecco. Per quanto mi riguarda, l'Onyx è un prodotto che supera l'esame decisamente in maniera fantastica. Sì, ha delle distorsioni in più rispetto allo Shure, ma è normale, è un microfono a condensatore, noi non possiamo andare a fare un'equalizzazione come vogliamo. Certo, su OBS magari potreste inserire dei filtri particolari se volete streamare, se volete registrare dei video, ma alla fine fa un lavoro decisamente fantastico. Io vi ripeto, 200 euro tra microfono, asta, che poi potete utilizzare pure se volete cambiare microfono in futuro, perché l'asta, a parte qualche scricchiolio, funziona, va decisamente bene. È un po' più corta rispetto a quella lì della Blue, ma è normale, vi ripeto, è un kit da 200 euro e non mi posso assolutamente lamentare per la qualità dei prodotti che sono all'interno della scatola. Quindi, personalmente parlando, il prodotto è più che promosso. Lo Shure rimane il mio microfono, è un microfono più improntato per la voce che per la registrazione di strumenti o per la registrazione magari di audio ambientale, anche perché sto microfono, essendo dinamico, come rumore bianco praticamente non ha nulla, cioè se io sto zitto così senza dire nulla. Lo Shure non capta suoni, ma questa è la natura di questo microfono. È un microfono che, per come è costruito, per come può essere equalizzato, per come è resistente, per lo shock mount integrato, per come è pensato, potrebbe durare tranquillamente 10 anni e funzionare come il primo giorno. Un microfono a condensatore invece è diverso, essendoci della corrente che passa sempre all'interno della capsula, potrebbe degradarsi più velocemente col tempo. Ma vi ripeto, questo è un microfono da 350 a 300 euro. Questo è un kit intero da 200 euro. Quindi se fra 10 anni sto microfono si rompe, io ne compro un altro tranquillamente, senza problemi. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere la vostra, aspettate. Nel prossimo video confronto di microfoni parleremo di questo. Il Fifine Ampli Game, 50 euro di microfono che mi hanno letteralmente stupito. Se vi è piaciuto il Trust, vi ripeto, un kit completo da 200 euro, questo microfono da 50 euro a me ha fatto esplodere il cervello, davvero, mi ha praticamente fatto fare... Ci ho detto, fatemi sapere cosa ne pensate del video, vi piace questo format? Perché ci sarà, come ho detto, la recensione ancora di questo microfono e di un altro microfono. Spero di esservi stato utile e ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Mi piace, iscrizione e campanella, mi raccomando.